trovati amici del Centro Meteo Italiano. Altra tappa per scalatori, la nona, che domenica 13 maggio vedrà la carovana rosa percorrere le strade tra Pesco Sannita e Campo Imperatore. Tappa molto lunga con un totale di 225 km, caratterizzata anche da lunghe discese, come quella che porterà il gruppo da Roccaraso a Sulmona e poi a Popoli. Ultima salita oltre i 2000 metri con una pendenza media attorno al 9% e punte del 13% negli ultimi 7 km. Secondo le ultime previsioni per la partenza prevista alle 11 ci attendiamo condizioni di tempo stabile seppur con molte nubi sparse, mentre sulle montagne non si escludono rovesci e temporali anche intensi fino all'arrivo in quota. Temperature attorno a 19-20 gradi in partenza, mentre in montagna i corridori potrebbero fare i conti con valori anche inferiori ai 5 gradi. Per tutti gli aggiornamenti e le previsioni per il Giro d'Italia non dimenticate di visitare il nostro sito www.centrometeoitaliano.it.